neanche qui niente. Neanche qui niente. Neanche qui niente. Niente. Questi stanno proprio rovinati. Devo sentire di... Ciucci, mi prendevi. Mamma, e tu sei una ciuccia vecchia, me? E tu sei una ciuccia una. Abbiamo detto la battuta. Beh, un fatto per fare i letti e le tue. E tu non hai pazza, Mattia? Non lo so, mi ricordo di sì. Beh, scendi, piano piano. Sai, prendi stra... le buste e scendi, per piacere, non perdiamo tempo, c'è cioè, per dare bene. Non dai bene. E guarda, il quadro, com'è che si trova così, qua? Stai scendendo? Dai a me, dai a me. No, no, non voglio portare, non ti piace portare a te. Porto ma che siamo lì pezzi, sì. Che si mandano a dire che io porto le buste, io porto le buste. Le buste, le porto a lei, sì. Oh, mamma, non ho capito, perché metti in mezzo tutte le robe qua, eh? Che mi significa che metti la poltroncina in velluto verde al centropista con farfalla sopra? Boh, che ricci! E Bosch, prende e mette, prende e mette. Mette e prende, questa prende è roba che deve stare qui al posto loro. Allora, cominciamo a fare un po' di... Io non capisco proprio, sempre quando torno a casa... Ma questa busta larga qua, oh! Sì, quella conserva, è buona per noi. Allora, facciamo due patate... E nulla più. Appunto, facendo le patate lesse e basta oggi. Sì. Allora. Cominciamo, tutti il filippone da addosso. Salute, mamma. Salute. Grazie. Ma, e vieni presto. Dai che c'è da sbucciare le patate a lesse. Salute. Grazie. Che sei ancora raffreddata, mamma? E tu chi sei raffreddata? Io? Io? No, io? No, non sto... io? Tu sei raffreddata. No. Ma... Mamma? Come le fai? Salute. No, questo è il tosse, non è salute. Che cos'hai? Un che po' cos'è? Di tosse? Un po' di tosse, che cos'è? Non devi fumare. Tu, da quando hai cominciato con quella pipa lì a fumare? Quella pipa? Non la fumare. Tu sei un sigario. Aspetta, io? Fumare. Quando mai hai visto me con una sigaretta? Ma... Fuma? Che poi a me un'oretta serve per... Un'oretta e mi sbrigo in tutto. Perché tre persone voglio ammazzare. Guarda, mi sono fissato. La mano di me, il commercialista, quel bastardo di avvocato che mi sta fissando. Mi sta pigliando. Sta facendo una ricotta. Nata! E siamo arrivati. Che ora siamo arrivati, che paranoia questo qua, ma sempre loro, sembra che ora è, non ce l'ho loro. Beh, io ti chiedo loro, perché voglio sapere quando finisce questo supplizio dell'ora da. E quando finisce, un supplizio qua, supplizio là, noi siamo suppliziati. No, no, qui è un supplizio, in cielo abbiamo un letto, la sedia. Scusa, dico io, non potete fare qualche cosa, organizzate, giocate a pallone. Giocate a pallone, dove sta il pallone? Sta il pallone, che dobbiamo... Non pallone. E giocate alle bocce. Alle bocce, e dove stanno le bocce? Non ci sono le bocce. Non ci sono le bocce. Ai tappini. Ai tappini, qua non stanno nemmeno le rame, nel senso, periodo. In questo radario c'è soltanto l'ora, neanche l'aria sta. Senti, vuoi sentire a me? Continuate a fare quello che state facendo. Sì, ad aspettare. Bello proprio. L'ora da apposta, un'ora che non basta, che non basta. Sì. Beh, la colpa la mia. Scusa, Natale, mi interessa evadere una mezz'oretta? Io tre persone voglio ammazzare. La madre di mia moglie, il commercialista e quel bastardo di avvocato che mi sta dissanguando. Dalla gola, dalla gola, abbiamo imparato a me. Sta facendo una ricotta, anzi, torto. Compreso. Senta, per favore, un brasiliano, per favore, un brasiliano. Che qua già stiamo un po' come stiamo.
Esatto. Noi già non siamo normali. Più ci mettono a questa pressa, siamo proprio fregati. Ma io sperio soltanto bene in una cella. Io ho le cose mie, il lettuccio, mi faccio il caffè, mi faccio la chiacchiera con quello. Sto bene. L'ora d'aria non la voglio fare. Aboliamola. Allora, cedete a me, rimanete in gella, allora. Rimanete in gella. E aboliamola. In gella. Tu pure, dimmi qualche cosa. Raccontami una cosa. Che ti devo dire? Che ti devo dire? Che cosa posso dire? Ieri notte ho sognato che un amico mio, Nardo, diceva, io ho 33 anni. E dicevo, Nardino, ma che stai dicendo? Tu ne hai 36. Allora ho detto, questo è un numero da giocare. Ho pensato io, ma... La differenza è 3. C'è una linea. C'è la linea del 3. Scusa, vuoi fare un altro sforzo? Stanotte, solito un altro 3 numeri. Andiamo a 6. Automaticamente, mi metto a... Oh, ma che hai sentito i numeri? Questo hai sentito i numeri? La società, sono 47 miliardi il supereroe. Scusate, ho avuto una bella idea, ma senti parlare di soldi, ho avuto una bella idea. Datemi 10 minuti ciascuno. Sì, guarda. Facciamo una bella colletta. Organizziamo un bel torneo di burraco. Mettiamo 10 minuti ciascuno e facciamo la punizione. È nata l'ora da rinvettire. Non fa l'altro? Se vuole fare, se vuole fare. Vuole fregare a me 10 minuti. Ma a casa di suonato ma siete malini, un'idea, avuzzi di formali. Ma vattene. Scusa Natale, ti metti tu all'altarino con le mani così e tu? Io faccio un salto, tu sai che mi chiamano brasiliano perché so giocare a pallone, sportivo. E sei superiore? Che me? È brasiliano. Vuole evadere, quando mettiamo così, prende saldi lunghi. Si mi sbrigo, per voi spiegare. Ma per piacere andate a posto. Quando gli va? Che fa? Tre cristiani, tre persone vogliono ammazzare. La madre di mia moglie. No. Come sai? E la bocca. Senti, per favore. Io voglio andare in gelo. Posso andare in gelo? Sono padrone di andare in gelo. Sta finendo. Portarci in gelo subito. È finito. Mamma, è tutta questa catena di pomodori che l'abbiamo presa a fare. Senti, dentro la patata li metto queste qua. I plum cake? Plum cake. Metti il plum cake. Chi? Metti pure questo, metti un po' di bucce di patate che arricchiscono i sapori. Li metto pure la carta dentro? Sì, carta è tu. Sì, te la faccio la morte. Li metto pure un po' di arancetta vecchia. Metti arancetta, poi... Perché te buttare? Una spruzzatina di vino, mamma. Lo tiriamo col vino? Che dici, questo va bene? No, lì non sa rovinare. E metti una bella cipolla, senta a me. Che metti, spruzza e metti, dai che si saporisce. Dica, no, buongiorno, scusi, essendo l'ora di pranzo, non riceviamo adesso per la clientela. Per oggi pomeriggio, guardi, le posso mostrare delle cose. No, signora, non ha capito. Permesso? Prego. Io sono l'agente delle tasse. Piacere, mia suocera. L'agente delle tasse. A proposito delle tasse, vieni qua. Ecco. L'altro giorno abbiamo comprato le tasse. E tutte filette, con scrivo questo prendi e questo te lo da mangiare te. Signora, forse non ha capito, sono l'agente delle tasse. Sì, appunto, questi noi vogliamo il rimborso, perché è una fregatura questo, non è porcellana. Signor, delle tasse, non delle tazze, delle tasse. Sì, le tasse. Dico le tasse. Le tasse. Sono? Le tasse. Settentrionale. Ma no. Dove è di Sondrio, là? Sì, io sono di Bari, per favore. Ah. La gente delle tasse. Sì. Così è un usanza. Le tasse. Non sappiamo. Le tasse, no, non sappiamo. È un articolo che non frequentiamo, diciamo, non trattiamo. Signora, le tasse, dovete pagare le tasse. Qua avete il commercio, dovete pagare le tasse. Se uno vende deve pagare. Ma non le abbiamo acquistate, perché le dovremmo pagare se non le abbiamo acquistate le tasse? Chiedo scusa, signora. Che pazienza. Non ho capito. Lei è? Io sono l'agente delle tasse. La gente, capire quanto ve ne siete venuti. Uno è la gente. Sì, sì. Signora, per favore. Si accomodi. Che io comunque non ho tempo da perdere. Si accomodi perché io, questa comunque è una tassa di persone civili. Sì, che cosa sta? Signora, per favore. Signora, vediamo tutto. Senta, mia suocera è anziana e ha diritto anche lei a dare Io sto lavorando. Per favore, facciamo i seri.
Allora. Mandellini, sto senza mandellini, io senza la mandellina mi sento come un verme. Aspetta un attimo, mi vado a mettere la mandellina. Io aspetto, se non mia suocera si deve mettere lo scialle, cioè, se no non si sente lì. Senta, io ho bisogno di alcune informazioni. Sì, allora, lei è la signora? Madonna, guardi, mo mi sotto le scarpe i piedi a me, mi fanno un male che cammino coi tacchi. Capito. La signora? Lì, il suo nome, bene, grazie. Allora, vediamo qua. Senti, odore. Stiamo preparando delle ottime cose. Dica. Allora, lei è la signora? La signora? Il suo nome? Mamma, aspetta, vieni qua, siediti con noi. Signora, io? Sì, lei. Proprio il nome di natura, diciamo. Sì, di natura. Naturale. Facciamo scherziamo, insomma, sì. Pasqua? Pasqua? In Catacchio. Dentro Catacchio. Sì. Maternità? Catacchio. Diciamo così, se vabbè tanto oramai mi è rimasta la foca. Paternità? Catacchio. Le cose catacchio. È tutto un catacchio. È una catacchiata totale, sì, questa cosa. Allora, io ho visto che voi qua fate del commercio, visto che vedo degli oggetti. Certo. Dico a me, noi siamo brava gente. Cioè, lei mi ha accolto. Quando sono entrato ha detto io adesso non vendo perché dobbiamo mangiare. Quindi? Ecco, e quindi mai più no, venderemo no, niente. No, sì, scherziamo. Cioè, registro di carico e scarico, voglio vedere il libro contabile, no. Voglio vedere le fatture, perché voi fate le fatture, no? Le fatture, ma c'è... No, non scherziamo, io voglio vedere qua le fatture, voglio vedere tutto quanto. Ma noi siamo tutto a posto, noi siamo gente onesta, noi siamo... Signor gente onesta, io faccio ormai questo da anni, sì. Quindi so benissimo che tutti quanti abbiamo un cadavere nell'armadio, quindi per favore... Ma noi non ce l'abbiamo! Noi siamo gente onesta, per cui non abbiamo cadaveri nell'armadio... Signor, io sono una persona onesta, seria, faccio il mio lavoro, quindi per favore... Lei sarà pure una persona onesta, però noi non abbiamo il, come si chiama, il carico e il scarico. Ogni tanto viene lo sciacallo a scaricarci qualcosa, però... Sì, lo sciacallo, faccio... Sì, figli. Sì, noi non ce l'abbiamo il cadavere, lo sai che non abbiamo il cadavere? Tutti ce l'abbiamo. Tutti abbiamo il cadavere nell'armadio. Ma se noi abbiamo il cadavere, ti invito a pranzo, si può mangiare con noi. Io non posso mangiare niente, sono qua in servizio, per favore. E noi dobbiamo vedere che abbiamo il cadavere dentro l'armadio. Ce l'abbiamo pure noi il cadavere. Ce l'abbiamo il cadavere. Qui tutto è nel cadavere. Sì. Qui la gamba, mio fratello, mia cugina, tutto c'è nel cadavere. Ma che c'entra la sua famiglia? Cosa c'entra la sua famiglia? Famiglia. Io non so, sono venuto qui perché sono venuto per... ridiamo. Facciamo una risatina sotto le ascelle. Ma che devo dare una mezza di sedia? Che mozza devo dare? Facciamo così, vada a rubare a un altro, perché lei qua è venuta a rubare i soldi a una famiglia di getto onesta, è vero mamma? Di getto? Io penso che qua voi mi state prendendo in giro e non avete capito che io sono una persona seria che lavora. Lei rida, voglio vedere quando verrà qua la guardia di finanza, perché io vi mando la finanza. Poi vedremo. Io non voglio niente, senta. Perché essere preso in giro non ci sto, io basta. La prego. Farete i conti con la guardia di finanza. Le do presente. Non mi dia niente, perché questa è corruzione. No, basta. No, senta, una stampa. Basta, una non voglio sapere niente. Senta, guardi, è un carillon, è l'ultimo modello, venga, signore! Iannina, sì, quella che è venuta in corso, il cadavere, tu non ce l'hai il cadavere, noi sì, non ce l'hai, beh, noi ce l'abbiamo il cadavere. Ho avuto un'idea bellissima, organizziamo un bel torneo di burracco, voi mi date 10 milioni a testa, tutti, ma mettiamo 10 milioni ciascuno, così facciamo la premiazione, primo, secondo e terzo premio, bel torneo. Proprio le tre persone che voglio ammazzare io, se mi aiuti a uscire per un'oretta, la madre di mia moglie, il commercialista e l'avvocato, che mi stanno tutte e tre strozzate a prendere dalla gola, a dissanguare. Oh, fai una cosa, prima di ammazzare, faccio te 10 milioni ciascuno, da poco. Oh, that's a good job.
Dove andate, cazzonata? Mi fai venire tutta l'arricciamento della pelle. L'arricciamento, scusa, ma accanto una canzone moderna, una cosa... più moderna di questa catena, che un catena... sì, ma qua la poco intrire, tutti mettono questa canzone, mi fai venire la piaccia, mi fai venire. E mi fai venire la piaccia, perché noi non stiamo dentro la poco intrire, che stiamo alle galleggi. Vabbè, non ti metto pure tu, no, mi piccinino, bambino, sei con me. Calmi. Che ora? Per favore, io, per favore, superiore, non lo facciamo venire più a questo qua, eh? Vabbè, che volete da me se questo ragazzo è un supplizio? Scusi, allora, iniziamo, vi organizzate, giocate allo scaffo, quello... Tutte e due? Chi è stato lui? E lui è stato lui? Non è scienziato, superiore, eh? Fate un altro gioco, pensate, un po' organizzate. Qui non c'è niente. Ma... Qui non c'è proprio niente, non c'è una palestra, non niente sta... Scusi, Natale, quando ti fai aiutare dalla taruga? Sono appena mezz'oretta, qua, mi sbrigo in mezz'ora. Tre mi accendo. L'avvocato, come sai che... Sto partendo di tuzzo! Buona, ma guarda che io sono buono e caro. Buono. Io sono buono e caro. Spaghetta, tieni! Lo sai che io sono buono e caro. Sì. Però quando uno a un certo punto mi scoccia, quando uno a un certo punto inzitti, io prendo... E parlo di tuzzo. Focaccia. Io voglio pagare perché io ho fatto delle malazioni e voglio pagare. Ma in cella. Non mi portate qua con brasiliano, spaghetti che vuole uccidere tre persone. Cioè, ucciditi tu e alla fine. Uccidi, buttati di testa, uccidi al muro e stiamo a posto. Brasiliano, ma non ti metto dentro le orecchie. Che poi brigadiere, se mi dai una mano anche lei, faccio un bel regalino. Un telefonino della terza generazione. Ma sei tosso. Ma che? Adesso sei proprio a terza generazione. Scusa, ma l'idea del burraco mi piace proprio. Serio, portatemi in cello, faccio il matto qua, portatemi in cello. Questo è un manicomio, questo non, questo è una galera, non è un manicomio, invece mi sembra di stare in un manicomio, silenzio! Oh, chi è il capo qui dentro? Lunedì, martedì, mercoledì, chi è il capo? Senti, oh, chi è il capo qua? Io! Allora, per favore, il lunedì, martedì, mercoledì, comando io. Oggi che giorno è martedì, comando io? Silenzio! Sono andato bene, speriamo. Ottimo. No. Respirate sopra. Allora, Natale, che faccio? Mi fido? Non retto per restare. Non è capito. Mi sbrigo su. Sto già dove siamo a fanno, da luce e mezza a mezzanotte. Massimo, mi metterò in qua. Devi stare zitto, Brasilia, zitto! Ma che profumine, ma che viene! Che spasso, che fai? Devo dire, brava la nonna, che cucina questa cosa così buona. Bello proprio, bello, buono. Ma, questo. Oh, giovane, ma dove va? Tu sei il cadavere, state all'armadio, devi rimanere là. Io devo andare a casa. Io non ti vedo a casa, io rimanevo senza cadavere nell'armadio. Senza cadavere? Tutti c'hanno il cadavere nell'armadio, ma tu ci vuoi lasciare senza cadavere nell'armadio. È capace che poi dici, senza cadavere, senza cadavere, no, non è così, non è così proprio, bravo, bell'aria, stati la cambella. Poi capace che viene Pasqua, dice, senza cadavere, stiamo noi, tu sei cadavere. Allora sì, tu sei il cadavere dell'armadio, bravo, vai dentro. Ma come vedi, come vuoi dentro? Prendere la mazza e te la butta addosso che prendo. Metti me, fai cadavere, fai, metti dentro, vai. Poi dobbiamo prenderti chi da dietro. Che io venire, anche noi abbiamo il cadavere dell'armadio. Allora non è così, la teniamo per noi, scusa. Ma è più buono, state. Sì, ha delle chiacchiere. Fammi finire di cucinare a me, fammi. Lari, la lina, la lele, 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 la lina. Oh. Oh, cioè, questo sembra l'orso young, sembra. Me. Un po' cocco, grazie. Sì. Grazie, Basta, 5, 4,
3, 2, 1, Prego. Finalmente rientriamo nell'inghiuso. Grazie. Avanti, tutti dentro, forza. Felici così. Allora, siamo d'accordo, Natale? 3 persone. La mezz'oretta di sveglio. L'anima di mia nonna. Come si è e la volta. Che? Ma sono della casa. Grazie. Io meglio se lo facciamo scappare. Ehi, scusate, ma quindi l'idea del burrato proprio bocciata? Senta, a quello facciamolo scappare, perché se quello se ne scappa, noi viviamo meglio, senta a me. Vai avanti. Ma come